Io! Ragazzi, allora, in questa guida tratteremo le frecce avvelenate per uccidere gli animali di taglia enorme come gli orsi e ricavandone pelli perfette, ovviamente con un colpo mortale. Ma prima, come sempre, sigla! Allora, per fare queste frecce, che non sono facili da fare, ragazzi, perché saranno degli ingredienti un po' strani da trovare, innanzitutto serve la ricetta. La ricetta, dal capitolo 2 in poi, la potete comprare o dal ricettatore, quindi con i dollari, e questa è la parte più facile, oppure potete trovare in giro proprio la ricetta, senza pagare niente. In questo caso, la ricetta per le frecce avvelenate, ovvero per proprio farle poi nel menu di creazione, perché senza quella non potete proprio fare le frecce avvelenate, si trova qui, se non volete pagare il ricettatore. Guardate. Dentro proprio una casa misteriosa. Perché poi quando fate ispeziona, tenendo premuto triangolo, vi annoterà sul diario casa misteriosa. E guardate dov'è. Dove c'è Bacco Station? Qua. Voi mettete il segnalino dove sono. Guardate bene. Qui c'è Valentine, qui c'è il nostro accampamento. Esattamente qua. Allora, non riuscirete a entrare nella casa misteriosa, ma quello che ci serve è fuori, guardate, in una cassetta di sicurezza. La aprite, adesso vi faccio vedere bene dov'è. La aprite, vedete, note freccia avvelenata, e la prendiamo, che è la nostra ricetta proprio per fare queste particolari frecce. Vabbè, adesso guarda, prendiamo anche sta cosa qua, guardate. Qui c'è la casa misteriosa, la vedete? Qua è la cassettina di sicurezza. E voilà. Prima cosa che ci serve, una bella penna di uccello, ragazzi. Quindi prendiamo l'uccellino. Voilà. Vi ricordo sempre, comunque ve lo metterò nel video il link a guardare come fare le frecce per selvaggina piccola. E come detto anche lì, non le penne di gallina, perché non le fa usare. Dovete prendere proprio le penne degli uccelli. Fate prima prendere, ci sono anche quelli per terra, ma meglio prendere quelli per aria, fate prima, sono di più. E fate molto prima. Penna d'uccello, avete visto? Già anche col corvo la potete prendere. Eccoci qua per prendere l'altro ingrediente, che è l'oleandro. Allora, ragazzi, l'oleandro non è facile da trovare, ve lo dico già. Vi do la posizione esatta di dove ce ne sta un bel po', che è esattamente qui. Qui c'è Valentine, qui c'è il nostro accampamento. Qui, ragazzi, vedete? Qua c'è Lemoine. Qua. Sulle sponde del fiume. Kamsa River. Vedete? Basta mettete il segnalino dove l'ho messo io e lì trovate. Un bordello ne trovate. Questo perché serve una pianta avvelenata, no? Per fare le frecce avvelenate. Quindi, per esempio, attivate con L3 più R3 l'occhio d'aquila e vedete che qui, per esempio, c'è un oleandro. Raccogliamo, esaminiamo, perché ancora io non li avevo raccolti. E voilà, oleandro. L'oleandro è una pianta velenosa, eccetera, 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 per fare le nostre frecce. Ora ci serve semplicemente una freccia che già ho, o comunque potete acquistare dall'armaiolo. Eccoci qua. Adesso, dopo aver preso tutti gli ingredienti necessari, possiamo creare le frecce avvelenate. Ma vi dico già una cosa, se avete preso la ricetta qui, prima dovete leggerla. Dov'è questa ricetta? Bisaccia, freccetta a destra, cliccate su USA. Vabbè, fate anche leggi, beh, tanto ve lo fa in automatico. E ti dice, hai appreso la ricetta della freccia avvelenata. Se voi non la leggete, o comunque non ci andate sopra, non le potete fare comunque le frecce avvelenate, mi raccomando. Non fate quell'errore lì. Quindi, teniamo premuto triangolo, riposa, come vi avevo spiegato in un altro video. Crea. Andiamo su munizioni. E ora abbiamo le nostre frecce avvelenate che possiamo fare. Ok, ragazzi, ora proviamo le nostre frecce avvelenate su animali di taglia enorme. E vediamo come funzionano. Quindi cerchiamo di fare un colpo mortale. E voilà. Un colpo, ragazzi. Bello mortale in testa.
Morto. Beh, in questo caso aveva già una stella questo orso, quindi lo prendiamo con una stella. Ma se fosse stato di 3 stelle, ci dava una pelle perfetta di 3 stelle. Avete visto? Con un colpo. Niente, ragazzi, io direi che vi ho spiegato tutto. Se volete qualche altra guida, ditelo nei commenti. Quindi, ciao a you!